Salve a tutti, let's player. Il mio nome è HunterGamer85 e oggi siamo in questo nuovo video, ragazzi. Siamo in questo nuovo vlog. Oggi, boh, un vlog proprio al contrario, veramente. Perché, come potete vedere, sono girato di spalle davanti al computer. Sono girato. Vabbè, come potete vedere, ragazzi, sto risistemando, tra virgolette, mi c'è posto la camera. Come potete vedere, sono tornato ad utilizzare sto cazzo di monitor qua che ho utilizzato in qualche video, magari per registrare. Sto tornando ad utilizzarlo. Mamma mia. Sto tornando ad utilizzarlo, che risulta utile. Nonostante tutto, praticamente i video mi vengano risultati a livello proprio di larghezza. Molto. Risultano più compatti rispetto a uno schermo che sia in 16 noni. Purtroppo devo accontentarmi. Appena posso, vedrò se riuscirò a prenderlo uno schermo 16 noni che mi permetta di muovermi al meglio pure sui giochi. Più che altro perché se devo continuare ad utilizzare sto PC collegato al monitor, devo farlo assolutamente. Io, ragazzi, sto parlando così perché io sto video l'ho già registrato, ma purtroppo la mia fottuta PlayStation Vita ha pensato bene di fare la stronza e non salvarmi il video. Mannaggia la matosca. Va bene, comunque, ragazzi, l'argomento di questo vlog di oggi sarà dedicato a Yu-Gi-Oh! Soprattutto al commento di un vostro utente, di un utente che mi ha domandato. E cosa la mia opinione sulle nuove carte che dovranno uscire a luglio? Dovranno uscire adesso a luglio il 21, mi sembra il nuovo deck. E praticamente le carte Link, delle nuove carte Link mi è stato domandato. Beh, per dirvi la verità, ragazzi, ho guardato qualche video su YouTube che ne parlava. Devo dirvi la mia, ragazzi. Sinceramente, già le carte Pendulum a mio parere fanno cacare. Sinceramente, non mi piacciono. Già non mi piacciono. Poi queste nuove carte Link. Già. Ho visto qualche immagine su internet, qualcosina l'ho vista. Ma per informazioni più dettagliate, meglio aspettare il 21. Comunque, io il 21, raga, farò anche un altro video più approfondito riguardanti queste carte. Farò perché veramente voglio che capiate bene che razza di che deck si tratta, di cosa dovremo, se andremo a vedere, cosa dovrò più che altro, che magari può essere che appena il giorno che esce il deck, se lo ritrovo al negozio dove vado io, che e non costa tantissimo, potrei anche pensare di comprarlo e farci un unboxing. Potrei anche pensare. Ditemi se l'idea vi va almeno. Allora, ho sentito tanto parlare comunque di queste carte Link. Allora, vi spiego in breve. Comunque, con l'arrivo delle nuove carte Link, ragazzi, sono state modificate le regole di gioco. Sono state modificate, per dire, i tappetini. Prima cosa, parliamo di tappetini. Non ci saranno più tappetini singoli per ogni duellante, ma verrà fatto un unico tappetino più grande, in cui praticamente verranno messe sia praticamente frontalmente, praticamente le zone mostri, le zone praticamente le zone da combattimento, ovvero carte magia, trappole e mostri. E praticamente sono state aggiunte anche delle regole un po' strane, un po' diverse. Per dire, la zona pendulum è stata spostata, non si trova più in mezzo fra. E le mo fra praticamente le zone mostro e le zone magia e trappola, deck e tutto quanto, ma si trovano nella zona carte magia e trappola, praticamente esattamente alle due caselle, praticamente fra il deck e l'extra deck, praticamente le ultime due caselle possono essere utilizzate sia come carte magia e trappola normali, sia come zone pendulum. Però chiaramente, se si usano delle zone pendulum, viene diminuita la possibilità dell'utilizzo delle carte magia e trappola. Perché ci si ritroverà solamente con 3 caselle al posto di 5. Ci si ritroverà. Poi, praticamente,
per la zona extra deck hanno dedicato una casella specifica che praticamente si è deciso che con questo nuovo regolamento e praticamente qualsiasi tipo di evocazione speciale, parlando sempre dell'extra deck, che sia sincro, fusione, le nuove carte Link, praticamente bisogna metterla su quella casella specifica. Sono due le caselle, una per voi e una per il vostro avversario. Sinceramente a me questa regola mi ha un po' lasciato sorpreso, perché comunque questa cosa rallenterà molto i mazzi, quelli che praticamente permettevano già l'evocazione di mettevano l'evocazione di 4 Xyz, per dire, in un solo turno. Rallenteranno molto questi tipi di deck, per dare magari la possibilità a chi ha dei deck più deboli di diventare molto più forti. È un'idea che secondo me può funzionare come può ritorcersi contro per la Konami. Perché sinceramente, devo dire la verità, già il fatto delle carte Pendulum, veramente, se devo dire la mia sulle carte Pendulum, la serie Pendulum... Per me è una cagata pazzesca! E avete capito. Praticamente già le Pendulum non mi sono mai piaciute a me. Ma ho sentito tanto parlare di queste carte Link. Dovrebbero essere tipo a sfondo blu, tipo le rituali. Tanto vi lascerò comunque un'immagine in sovraimpressione durante il video per farvi capire come saranno queste carte Link. Non avranno livello, non avranno quindi l'evocazione di queste carte Link non l'ho neanche capita. Non avranno la difesa, avranno solo l'attacco. Al posto della difesa avranno la scritta Link con un numero, che dovrebbe stare a significare il numero di mostri necessari, se ho capito bene, alla sua evocazione. Poi per il fatto delle evocazioni speciali, ragazzi, le evocazioni quelle dell'extra, praticamente se devono essere evocate dall'extra deck vanno nella famosa zona extra. Se invece devono essere evocati al cimitero, potete tranquillamente evocarli sul terreno di gioco, sul terreno dei mostri normali, potete evocarli. Mamma mia, ragazzi, ricordarsi tutte queste regole sarà un casino. Poi, inoltre, per quanto ho sentito, sono sempre voci. Le carte Link sono costituite da dei triangolini, ovviamente tre triangolini illuminati su tutto il disegno. Saranno tre triangolini illuminati, che praticamente i due triangolini sulla sinistra e sulla destra faranno in modo che due zone carte mostro, almeno così ho capito, poi no, se mi sto sbagliando magari fatemelo sapere, dovrebbero costituire come zone carte extra deck, quindi dando la possibilità di ulteriori evocazioni. Sinceramente, ragazzi, parlando, la serie di Yu-Gi-Oh! Sin da quando ho iniziato a giocare, io ho praticamente iniziato ai tempi delle medie, ragazzi, ho iniziato in prima media più o meno, ho iniziato a giocare a Yu-Gi-Oh! Avevo 11 anni e praticamente cos'era? Yu-Gi-Oh! Praticamente è stato un punto, un inizio. È stato praticamente quando ho iniziato a giocare io il boom dei giochi di carte. Tutti giocavano Yu-Gi-Oh! Poi c'era Magic come secondo gioco, poi c'era Magic che era il secondo gioco che era più giocato e poi per ultimo veniva Pokémon. Che non se lo cagava nessuno, anzi al contrario, oggi è diversa la questione. Viene giocato molto Pokémon dai bambini. Molti bambini giocano a tutto Pokémon. Al secondo posto c'è Yu-Gi-Oh! All'ultimo posto c'è Magic, perché... Anzi, no, al terzo posto c'è Magic. All'ultimo posto c'è il nuovo gioco di carte, Cardfight Vanguard. Ma molti giochi di carte, ragazzi, ora che ci sto pensando, molti, tipo Battle Spirits, chi se lo ricorda, raga? Battle Spirits, io adoravo le carte di Battle Spirits, sono proprio sparite dalla circolazione perché non hanno avuto lo stesso successo di Yu-Gi-Oh!, Pokémon e via dicendo.
Niente, comunque, ragazzi. E per dire, comunque, tornando a parlare di Yu-Gi-Oh!, questo nuovo regolamento non so quanto stravolgerà il gioco, ma farà in modo che molti duellanti veterani, ma io parlo proprio di veterani, abbandoneranno il gioco. Perché già con le Pendulum io ho molti miei amici che giocavano Yu-Gi-Oh! Come me, hanno abbandonato da quando sono arrivate ste cazzo di carte Pendulum. Lo hanno abbandonato il gioco, lo hanno abbandonato perché secondo loro le Pendulum erano delle grandissime stronzate e io condivido pienamente con loro. Le Pendulum sono stronzate di carte. Per dire, io nei miei deck le carte Pendulum non le gioco, non le gioco, non le voglio giocare perché fanno pietà. Mi fanno pietà. Certo, forse con qualche mazzo for fun possono risultare pure più di per migliorarne. Per dire, il mio deck ninja, quello è un deck for fun che prima o poi vi farò vedere, tranquilli. Se dovessi decidere di aggiungerci delle carte Pendulum, diventerebbe molto ma molto più forte, veramente. Non sto scherzando, ragazzi, no, veramente. Perché le carte Pendulum sono state pensate per potenziare tutti quei mazzi più deboli che sono risultati veramente un po' così e così. Però chiaramente, come tutte le altre carte, devi saperle giocare, sapere quale strategia adottare e tutto quanto. Però comunque, devo dire la verità, io ho iniziato a seguire Yu-Gi-Oh! Sin dai tempi della prima serie. Vabbè, non esageriamo, ho iniziato Yu-Gi-Oh! GX perché io, per dire, io sono un 2000. Yu-Gi-Oh! L'anime in sé per sé è iniziato nel 2000, è iniziato. Quindi, diciamo, ho seguito qualche episodio un po' confusionario fra la prima serie, GX e cosa? I 5Ds, perché ho visto veramente pochissimo. Poi me li sono guardati in streaming su internet, tutte le serie. Ma io per dire, la mia prima serie ufficiale che ho guardato tutti gli episodi è stata Zexal. E devo dire la verità, ragazzi, già da Zexal il cartoon, l'anime in sé per sé è diventato troppo bambinesco, troppo per i bambini. Cioè, il solo pensiero che i bambini credevano alla regola che un numero poteva essere distrutto da un altro numero, cosa che negli altri Yu-Gi-Oh! Non si è mai vista, non si era mai vista, giuro. Per dire, posso capire l'effetto, magari, i giochi delle ombre nei primi due Yu-Gi-Oh! Nel primo NGX oppure i predestinati in Yu-Gi-Oh! 5Ds, sì, ci stava, ma non una regola così banale come un numero può essere distrutto da un altro numero. Cioè, vabbè, cioè, praticamente fino a Yu-Gi-Oh! 5Ds veramente hanno saputo dare quel tocco di deck, praticamente quel tocco di vivacità che attirava il pubblico verso a sé. Ma praticamente, pure c'è da dire che dopo Yu-Gi-Oh! 5Ds la gente si inizia un po' a perdere perché non è più uscito il cartoon, quindi il gioco è andato un po' perso. Se non fosse stato che hanno fatto Yu-Gi-Oh! Zexal, il gioco non avrebbe mai fatto il boom. E credetemi, io ragazzi, io iniziando, per dire, ho iniziato nel 2011, siamo nel 2017, in 6 anni di duelli, veramente, 6 anni. 6 anni che duello, ragazzi, ho affrontato avversari di tutti i tipi. Di tutti i tipi. Veramente di tutti i tipi. Non sto scherzando. Ho affrontato dei vecchi nostalgici, quelli proprio che avevano i mazzi puri, pure con le carte bandite della prima stagione, ai ragazzini che si giocano le peggio carte Pendulum. E devo dire la verità, quanto è cambiato Yu-Gi-Oh! Può essere comunque, ragazzi, io ripeto, con le nuove carte Link. E può essere che ci sarà qualche novità. Può darsi, chi lo sa. Per dire, io ho saputo che già in Giappone stanno sviluppando la nuova serie però di Yu-Gi-Oh! Quella che sostituirà Arc 5, no? Una volta che finirà. Questo per far capire quanto la Konami stia correndo ai ripari. Soprattutto per sponsorizzare uno le carte Link. Sponsorizzare prima le carte Link. E due giusto per uno per sponsorizzare, vabbè, abbiamo detto uno per sponsorizzare le carte Link e due per far capire quanto Yu-Gi-Oh ancora possa essere valido. Perché
Ma quanto ancora potrà reggere questo gioco? È vero, sì, ci sono tornei di portata mondiale, questo è vero, e le carte costano un botto, perché Yu-Gi-Oh! Sembra un semplicissimo gioco così di carte, come tanti altri, ma non vi credete, le carte di Yu-Gi-Oh! Non sono come per dire le carte di Dragon Ball, chi si ricorda per dire le Lamin Cards di Dragon Ball, chi è cresciuto come me? Ripeto, nei primi anni 2000 se le ricorderà le Lamin Cards di Dragon Ball, quelle sono carte che non avevano proprio valore. Mentre le carte di Yu-Gi-Oh!, le carte di Pokémon, Magic, quel è già un altro discorso, perché quelle hanno veramente un valore, ragazzi, quelle carte. Vabbè. Comunque, sinceramente, raga, non vedo l'ora che escano queste nuove carte Link. Per vedere in sé per sé come saranno, io vi ricordo che comunque vi lascerò un'immagine in sovrimpressione nel video per farvi vedere come saranno queste nuove carte. Sinceramente, io del nuovo regolamento ho capito ben poco. Io infatti, io stesso, ragazzi, sto aspettando un aggiornamento da Yu-Gi-Oh! Pro per capire come saranno queste nuove carte Link. Inoltre devo dire la verità, sinceramente parlando, ragazzi. Cazzo volevo dire? Mi sono pure dimenticato. Cioè, fail assurdo, dimenticarsi di una cosa durante un video. Nella diretta di un video. Mo lo volevo dire. Io ragazzi c'ho sto problema. Io sto per dire una cosa. E in quel momento che la devo dire. Boom, vuoto totale. Ah sì, ecco. E praticamente. Comunque pure abbiamo visto che fino alle carte sincro, in un certo senso, le evocazioni erano piuttosto tranquille, ma arrivate all'Xyz, non contava più il livello. Per dire, con l'Xyz avevamo i ranghi, avevamo, per dire, per fare un rango 4 tipo Utopia dovevi usare due mostri di livello 4. Oddio, ci stava pure alla fine il fatto dei ranghi. Sì, ci stava, ma per dire, mo, con le Pendulum... Carte metà mostro, metà magia. Veramente che la Konami si è inventata di tutto. Però, sinceramente parlando, ragazzi, io ripeto, le carte Pendulum sono la classica commercialata. In poche parole. Veramente. Non mi sono. Io, ragazzi, purtroppo, io sono uno che gioca ancora con le carte. Sincro, Xyz massimo, Pendulum mai ne giocherò. Se proprio arriverà il giorno che giocherò le Pendulum, ragazzi, ve lo giuro, se arriverà il giorno che giocherò le Pendulum, vuol dire proprio che mi arrendo vuol dire che mi sono arreso alla mia volontà di giocare con i miei deck. Veramente, perché comunque c'è da dire, le carte Pendulum hanno rilanciato molti deck che erano stati dimenticati. Per dire, il deck Bestia Cristallo ha rilanciato lo stesso deck Mech, il deck macchina, il Mech, quello con Mech Fortezza, per intenderci, eh. Cioè, praticamente con praticamente includeva il Red Gadget, praticamente che con le carte Pendulum veniva chiamato il Pendulum Gadget, che io stesso ho affrontato come deck principalmente, e devo rite e mi ritengo e ritengo che sia un deck veramente forte. Non è veramente, non è uno scherzo, è un deck di portata veramente superiore. Però vabbè, alla fine dei conti, queste sono le mie impressioni su quello che saranno le nuove carte. Fatemi sapere la vostra sulle carte Link, su cosa ne pensate, se saranno delle buone carte, se vi interesseranno, non lo so. Comunque queste sono le regole più o meno che ho sentito riguardando le... Scusate, stavo dicendo, queste saranno le nuove regole che ho sentito riguardanti le carte Link. Fatemi sapere la vostra nei commenti su cosa ne pensate di queste regole. Io ragazzi, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like. Vi ricordo come sempre che trovate tutti i miei social in descrizione. Io vi saluto ragazzi e ci rivediamo al prossimo video. Bella.